Mi ha appena invitato Nick 17 in amichevole, ma ciao Nick! La storia creepy di Fang è una delle storie più assurde che abbia mai sentito. Ah, non bastava quella di Shelly, perché per chi non lo sapesse è uscita questa storia creepy di Shelly qualche giorno fa che è stata incredibile. Non so se lo sapevi, ma Fang era molto conosciuto per essere una delle spie più famose del suo paese. E in questa storia sarai nuovamente tu a decidere le sorti della storia. Bene, io in realtà sapevo che Fang fosse un attore mezzo fallito che lavorava tipo lì per il cinema a fare arti marziali, solo che non ci riusciva. C'è un motivo, lo scoprirai durante la storia. Ok, mi hai messo curiosità, andiamo avanti. Tutto iniziò quando iniziò a spopolare uno strano gioco mobile. Scommetto che sta parlando di Brawl Stars. Letteralmente tutti divennero ossessionati da questo gioco che aveva un logo davvero strano. Ma il logo di Brawl Stars non è strano, Aspetta un attimo, Nick, di quale gioco parli? Il gioco in questione era la versione cattiva di Brawl. Si chiamava Stars Brawl, quindi tutto al contrario. Ok. Fang incominciò ad insospettirsi dalla dinamica del gioco quando sua sorella, Mary, iniziò ad avvertire strani atteggiamenti. Sua sorella giocava tanto a Stars Brawl ed era come se quel gioco le stesse facendo il lavaggio del cervello. Aspetta un attimo, Fang giocava al gioco o era dentro al gioco che tipo era un brawler del gioco? Presto andrà dentro. Bene, e cosa successe alla sorella visto che qui ci ha parlato addirittura di lavaggio del cervello? Da buona spia qual era, decise di indagare sul caso. Ah, e l'iscritto fortunato di oggi che si becca la mia amicizia è Simone. Grazie mille per aver inserito il codice Kazu. Mi raccomando, codice KZU se vuoi la mia amicizia. Fece numerose ricerche anche dal suo laboratorio di spia. Vide i produttori del gioco, la casa di produzione, ma tutti dicevano che fosse un innocuo gioco, nonostante il malessere evidente di sua sorella Mary. Un giorno accadde qualcosa di spaventoso. Mentre Fang si recava al lavoro, venne rapito. Da chi? Cioè, non dirmi che sono gli sviluppatori di quel gioco. Lo addormentarono improvvisamente e si risvegliò in una specie di stanza. È stato rapito da tizi sconosciuti, non li aveva mai visti in faccia. E cosa è successo in quella stanza, Nick? Quando Fang si svegliò, chiede spiegazioni e urlò di liberarlo. Ma un altro parlante disse: giochiamo insieme, Fang. Poiché sei solo curioso del nostro gioco, vivilo in prima persona. Ok. Questo inizia a diventare creepy. Da questo momento in poi ci saranno 3 step, ma sono sicuro che morirai al primo step. Bene, indovina un po' chi è che deve superare gli step. Per chi non l'avesse capito, io. E li devi superare senza che lui ti veda. Infatti, quando Energetic sarà nel cespuglio, tu dovrai camminare. Ma se Energetic esce dal cespuglio, dovrai fermarti. Ok, iniziamo. Mi porterò la vita di Fang sulla coscienza. No, raga, ma che è sto percorso? Fermi un attimo. Allora, se Energetic è... Io devo stare fermo ora. Rientra nel cespuglio, ti prego, rientra nel cespuglio. Perché posso camminare solo mentre è nel cespuglio. Fermi tutti, fermi tutti. Devo assolutamente ricaricarmi la vita. Ok. Calmi. Fermo Kazu, perché è uscito dal cespuglio. È rientrato. Ok. Mi fermo, ho paura, raga, vi giuro ho paura. Adesso qui sicuro. Oh, è uscito. Dai, ti prego, rientra. Altrimenti mi muore Fang. Ok, devo assolutamente ricaricarmi la vita. Qui non me ne frega se è dentro o se è fuori, perché di qua... Fermati, Kazu, fermati. No. No, raga, ma ora è impossibile, perché devo passare anche qui. Ok, perfetto. Inizio a spaccare tutta sta roba qui. Spacchiamo anche questi, perfetto. E si... Ok, è uscito. Fermati Kazu-san, aspettiamo che rientra. Ora. No, raga, ma è infame. Cioè, Energetic qui è davvero infame. Ogni volta, sempre qui, ci rifermiamo di nuovo. Devo assolutamente ricaricarmi la vita. Ah, bene. Prendiamo il teletrasporto. Ok,
Abbiamo completato il percorso. Sfida al cardiopalma, oh! Fang riuscì a superare il primo step e a teletrasportarsi al secondo. Doveva assolutamente capire l'inquietante segreto di quel gioco. Ok, ma nel frattempo aveva capito almeno chi era quell'uomo che gli stava parlando? La sua voce appariva come modificata. Era un tono incomprensibile. Ed era mascherato, giusto? Non si vedeva il suo volto. Si sentiva solo la voce. Non so perché, ma sto pensando a Grom. Al secondo step, uno strano raggio mutaforma trasformò Fang in Mortis. What? Ma com'è possibile sta cosa? Il tizio misterioso disse: tranquillo, l'effetto finirà dopo il secondo step, sempre se lo supererai. Quindi praticamente avevano strumenti che modificavano geneticamente. Giocheremo ad acchiapparello mortale. Il diabolico Mortis ti inseguirà e tu non dovrai farti acchiappare. Se Mortis ti acchiapperà, verrai decapitato. Dovrai resistere 1 minuto e 10. Buona fortuna. Nick, ma ogni tanto non possiamo fare che sono io il cattivo e do la caccia a te. Cioè, non posso prendermi ogni volta ste responsabilità. Mi raccomando, non far morire Fang, sennò la storia non potrà proseguire. Grazie mille, Nick, non mi ha cagato proprio il messaggio. In questo caso devi selezionare Mortis, perché appunto Fang è stato momentaneamente trasformato. E 3, 2, 1... via il timer! Abbiamo 1 minuto e 10, non dobbiamo farci... Oh mio... No, raga, fermi tutti, perché è really problematica. Questa situazione è molto problematica, anche perché lui è più veloce. Fermati, Kazu. No, raga, ma perché? Ma tra l'altro quanto è figa questa mappa? Mi spiegate quanto va? Vabbè, manca ancora tantissimo, una quarantina di secondi qui. Ti prego. Ok, passo di qua, dimmi che si attivano... Oh, mamma mia, come l'ho schivato. Adesso si attivano pure questi qui, quindi lui resta bloccato per un attimino. Io provo a passare da quest'altra parte. Ok, raga, per ora la situazione è a... Oh, che culo, non ci credo, è passato dall'altra parte. Cioè, gli spinotti si sono abbassati proprio lui mentre mi stava per beccare. Qui se mi avrebbe beccato avrei praticamente perso. Continuo ad avanzare da quest'altra parte. L'ansia si inizia a far sentire, Kazu. Ok, perfetto, calmati, vado di qua. No, raga, ma è troppo difficile, provo a distrarlo in questo modo, eccola, quello lì era quello che ci serviva. Ed è finito il 1 minuto e 10, let's go! Fang ritornò con le sue sembianze, bene, non so quanto gli sia andata bene, vabbè, non è che Mortis sia meglio di Fang. E poi cos'è successo? Il tizio misterioso disse: sei giunto nell'ultimo step. Una mano robotica prese Fang dai capelli e lo lanciò in una specie di escape room. Se supererai l'escape, avrai modo di avere nuovamente la libertà, ma sarai talmente traumatizzato che diventerai uno di noi. No, Nick, ti prego, però questa qui è la volta buona che Fang perde. Le escape room non le so fare, oh, soprattutto quelle di Nick. In questo gioco io non perdo mai, io vinco sempre. What? Ho la tosse, non posso mettermi a leggere ste risate. I brawler che Fang vedeva erano brawler che prima avevano provato a fare gli step fallendo. Erano stati geneticamente modificati. Riga, ma che è sta storia? Intendi quel Mortis e quell'Energetic? Sì, e sono diventati successivamente seguaci forzati, ricevendo un lavaggio del cervello. Questa escape room richiede molta astuzia. Ma aspetta un attimo, in tutto ciò Mary, la sorella di Fang, dov'è? Te lo dico dopo. Ed eccoci qui all'interno dell'escape room. Praticamente il nostro obiettivo è uscire da questo quadrato e raggiungere le altre casse. Ok, sono di qua. E qui c'è Energetic. Io volendo posso attaccarlo, però nel frattempo magari mi ricarico la super. Fermi un attimo. Non so, raga, non so, prova ad usare la super su di lui.
Niente, sono praticamente bloccato. E il problema è che il tempo continua a scorrere. No, come devo fare? È impossibile, raga, è impossibile. Questa qui è la volta buona che faccio morire Fang. Mister Energetic, mi può dare una mano, un aiuto per una soluzione? Ti prego, prova ad usare il gadget. Magari colpisco Energetic, cambia qualcosa. No, manco per il ca. No, raga, è impossibile, è praticamente impossibile. Cioè, io provo a passare in tutti i modi e niente. La faccio finita in questo modo con Fang, anche perché è appena finito il tempo. Ciao. Fang non riuscì a superare il terzo step. Davvero? Per caso, Kazuo-san ha fatto l'escape room? E di conseguenza non riuscì a salvare le future vittime di Stars Brawl. Venne preso dalla pinza, portato in una stanza oscura e fatto il lavaggio del cervello. Cavolo! E Mary, ovvero sua sorella, ormai Fang era diventato un seguace del gioco diabolico, pronto a schiavizzare chiunque. Anche Mary era partita con il cervello. Con la sconfitta di Fang non ce ne fu per nessuno. Ormai divenuto seguace del gioco diabolico, Fang venne rinominato come attore fallito per aver provato a fare un eroe perdente. E Nick è uscito. Ok, mi porterò Fang sulla coscienza. Se vuoi la mia amicizia, mi raccomando, inserisci il codice Kazuo nel negozio di Brawl Stars, KZU. E al prossimo video.